E amici sportivi del Mala, appassionati di tennis, finalmente possiamo tornare a commentare il primo grande slam della stagione tennistica 2019, perché si è appena conclusa la prima settimana del torneo australiano. È una prima settimana veramente con molte sorprese, sia da parte del tabellone maschile, sia per quanto riguarda il tabellone femminile, compresa la giornata odierna, che peraltro sta per finire proprio in questi secondi con l'ultimo match della giornata al femminile, cioè Stephens e Pavlyuchenkova. Pavlyuchenkova in vantaggio di 5 giochi a 3 nel terzo set, sta servendo per il match. E vi dicevo appunto, eliminazioni sorprendenti. Una fra tutte è quella di oggi di Roger Federer. Avete capito bene, Roger Federer è uscito agli ottavi di finale degli Australian Open, battuto oggi dal greco Stefanos Tsitsipas in un match veramente straordinario, con tantissima qualità, con scambi veramente ad altissimo livello. Alla fine il greco, vincitore delle scorse Next Gen ATP Finals di Milano, è riuscito a prevalere sul giocatore svizzero in 4 set per 6-7, 7-5, 7-6, 7-6. Un Tsitsipas che convince, potrebbe essere addirittura l'outsider del torneo maschile. Staremo a vedere cosa combinerà nella giornata di domani Djokovic, però un Tsitsipas veramente che fa paura. Altre eliminazioni eccellenti nel corso di questa prima settimana del torneo degli Australian Open. Beh, Dominic Thiem di sicuro è una sorpresa, la sua uscita nel secondo turno. Perché? Perché purtroppo non si è più ripreso dal suo match di primo turno molto lungo contro il suo avversario. Purtroppo poi nel secondo turno ha pagato le conseguenze con quel match che è durato molto a lungo, e purtroppo è stato costretto al ritiro contro Poprin, che poi alla fine è stato battuto nel terzo turno. Purtroppo gli italiani non sono andati particolarmente bene, nessun italiano è riuscito a raggiungere la seconda settimana del torneo. È un gran peccato perché Fognini e Seppi potevano farcela, non avevano degli accoppiamenti abbastanza impossibili, ecco, soprattutto per Seppi, sinceramente, non era molto impegnativo il suo accoppiamento di terzo turno contro Tiafoe. Però purtroppo quelle tre palle break del quarto set sono costate veramente molto care ad Andreas, che purtroppo non è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale. Fognini ieri è stato sconfitto da Carreño Busta in 4 set, un Fognini che come al solito è rimandato al prossimo grande torneo, perché non ha per adesso. Non ha ancora la maturità di giocare nella seconda settimana dei grandi tornei. Peccato, perché sinceramente se lo meriterebbe, però. È altrettanto così per andare durante la seconda, per andare dopo la seconda, oltre la prima settimana di ogni torneo, solo che alla fine gli manca quel quid in più per riuscirci anche in realtà. Staremo a vedere nel proseguo della stagione. E speriamo bene che gli altri italiani si diano un po' una svegliata, perché ci si aspettava qualcosa in più in generale, ecco, dal movimento del tennis maschile italiano. Per quanto riguarda invece il tabellone femminile, ci sono state molte sorprese, perché cominciando da Halep, che ok, è ancora in gioco, ma nel primo e nel secondo turno se l'è vista veramente molto brutta, a tal punto addirittura di vincere il proprio match di primo e secondo turno al terzo set, faticando parecchio. Stranamente, poi al match di terzo turno è andata contro Venus Williams, che ha battuto in 4-4-8, e però veramente una Halep che veramente soffre parecchio nei match molto importanti.
Kerber, Wozniacki e Sharapova sono eliminate da questi Australian Open 2019, eliminazioni molto eccellenti, erano le teste di serie più importanti nella parte bassa del tabellone. Diciamo che adesso si apre ogni eventualità la parte bassa del tabellone, nel senso che un outsider, ogni giocatrice può fare il suo grande percorso nella parte bassa e cercare di arrivare in finale a giocarsi addirittura il titolo. Una di queste è Ashleigh Barty, che beniamina di casa è riuscita a convincere il suo modo di giocare e quindi accede così ai quarti di finale, sperando che arrivi un po' più in là per giocarsi qualcosa di veramente importante. Staremo a vedere, mentre tornando un secondo alla parte alta di tabellone, diciamo che alla fine, oltre alla Halep, Serena Williams e Petra Kvitova, alla fine non hanno avuto grossi problemi, dai, alla fine anche loro hanno abbastanza passeggiato fino adesso nei loro match. D'ora in poi si inizierà veramente a pensare seriamente chi vincerà questa Australian Open o meno. Staremo a vedere, ma di sicuro è una sorpresa, ripeto ancora una volta, vedere le giocatrici femminili della parte bassa del tabellone uscire subito alla prima settimana di del grande slam australiano. Quindi non lo so, diciamo che come al solito nei tornei femminili vale la regola, è una lotteria in ogni torneo. E mentre per quanto riguarda quello maschile, ok, è un peccato che Federer sia andato via, però finalmente abbiamo visto un next gen che riesce a battere uno dei grandissimi tennisti della storia. Ultima notizia prima di chiudere: Roger Federer ha dichiarato, dopo la sua sconfitta, di giocare anche il Roland Garros per quest'anno. Attenzione, perché questa notizia potrebbe puzzare come ultimo anno agonistico. Io spero di no, con molta sincerità, ma non si sa. Sinceramente, a inizio anno pensavo che se Federer giocasse anche il Roland Garros e quindi i tornei in terra rossa, allora si può pensare seriamente che questo potrebbe essere anche l'ultimo anno di Roger Federer nell'agonismo del tennis. Sarà un peccato, però prima o poi ci dovremo abituare a non vedere più Federer nei grandi match, nelle grandi partite. Speriamo che questa mia valutazione sia errata, però purtroppo ho l'impressione che questa sia l'ultima annata di Federer nei campi di tennis in giro per il mondo, secondo me. Staremo a vedere. E comunque, fine quindi della prima settimana di torneo. Da domani si inizierà a ragionare per quanto riguarda gli ultimi turni dell'Australian Open 2019. Per adesso un torneo molto bello, speriamo che continui a essere tale. E dai, allora ci vediamo su Facebook e su Twitter per i consueti appuntamenti settimanali, mentre con voi amici di YouTube ci vediamo a domenica prossima per il commento finale di questo Australian Open 2019, che può rivelarsi particolarmente sorprendente sia nel maschile sia nel femminile. E non mi resta altro quindi che augurarvi una buona domenica sera, perché diciamo che siamo un po' verso sera con questo video, e speriamo bene che gli italiani nel futuro si comportino bene. Per adesso e solo per adesso è tutto per quanto riguarda gli Australian Open 2019. Ci vediamo domenica prossima, sempre in compagnia con il Mala!